Almeno una volta nella vita. Ci siamo ritrovate a dire a noi stesse, voglio perdere peso, e allora via con tentativi di dieta più o meno rigidi, che però molto spesso si concludono con un altro grande classico, ossia ma perché ho sempre fame, punto niente, paura. Si tratta di un fatto piuttosto normale, più ci si priva del cibo e più ci si ritrova a desiderarlo. Del resto... Si sa che con le diete molto rigide si possono ottenere risultati nell'immediato che però non si mantengono nel tempo. Anzi, dopo un dimagrimento di 2 o 3 kg, si passa purtroppo a un rapido recupero di tutto il peso perso e a una conseguente frustrazione che ci fa perdere le speranze. Cominciamo con il dire che indipendentemente dal regime alimentare che si sceglie, ci sono dei cibi che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola. Come quelli presenti nel video che segue, questo genere di alimenti, infatti, sono fondamentali per introdurre proteine, fibre e grassi buoni. Inoltre, sono ricchi di proprietà benefiche. Il tuo browser non può visualizzare questo video video di Lorenzo Marcheschi l'importanza di una dieta equilibrata. Come anticipato, le diete FAST, dal risultato immediato e fittizio, aumentano in sovrappeso, causano complicazioni mediche disturbi alimentari e difficoltà psicologiche. Pertanto, è bene evitare di seguirle e puntare invece su una dieta equilibrata, fatta su misura, in base alle nostre necessità e preferenze grazie al consulto di un nutrizionista esperto. In questo modo, seguendo un regime alimentare che tenga conto dei nostri gusti e ci consenta ancora di pensare al cibo come un dono e un piacere, e non solo come una necessità fatta di continui sacrifici. Riusciremo a seguire la dieta in modo più costante e attento e con un atteggiamento sereno e positivo. I risultati arriveranno più lentamente, ma saranno una conquista più stabile e ci permetteranno di non riprendere subito i chili persi con fatica. Vedi anche come mangiare meno: 10 trucchi per ingannare la mente e la fame cervicale. Tutti i rimedi della nonna per alleviare il dolore. Non riesco a dormire cause e rimedi ai problemi del sonno i motivi per cui sentiamo di avere sempre fame. Ci sono diversi motivi per cui potresti percepire un senso di fame, nonostante tu abbia raggiunto uno stato di sazietà dopo il pasto. Eccone alcuni. Proteine insufficienti. Nella tua dieta non assumi un numero adeguato di proteine. Ciò significa che prediligi alimenti con bassi livelli proteici. E ciò potrebbe essere un problema. Le proteine, infatti, Siano esse di origine animale o vegetale, sono fondamentali per tenere alto il nostro livello di energia, aumentare la sazietà e sviluppare la muscolatura. Dormi troppo poco, anche il sonno è un fattore da prendere in considerazione. Dormire poco, infatti, rischia di rendere instabili alcuni ormoni, tra cui la grelina, che è l'ormone responsabile della stimolazione dell'appetito. Dormendo troppo poco, quindi percepirai un maggior senso di fame. Nella tua alimentazione ci sono troppi carboidrati raffinati. Ma cosa sono? Carboidrati lavorati e privati di fibre e vitamine. Si digeriscono molto velocemente e per questo il tuo corpo si troverà in uno stato di fame anche poco dopo averli mangiati. Inoltre, sono da evitare in grandi quantità anche perché aumentano pericolosamente il livello di insulina nel corpo. Un'alimentazione povera di grassi e di fibre. Entrambi promuovono il senso di pienezza, i primi si digerisce in lunghi tempi e i secondi rallentano la velocità di svuotamento dello stomaco. Bevi troppa poca acqua, la quantità consigliata di circa 2 litri al giorno è necessaria per mantenere il corpo idratato e per ridurre l'appetito. Alti livelli di stress, esso, infatti, aumenta l'ormone cortisolo, che stimola la voglia di cibi. Ho sempre fame. Ma si tratta sempre di fame vera, che siate a dieta o, più semplicemente, che cerchiate di seguire un regime alimentare sano ed equilibrato. Spesso capita che basti aprire il frigorifero o la credenza per sentire la fame che aumenta. In questi momenti è molto facile cadere preda dei cibi più golosi che, spesso, sono anche quelli meno ottimali per la nostra salute. Ma attenzione a non confondere la fame con la gola. Infatti, è bene ricordare che bisogna aspettare due ore dopo un pasto per sapere se si ha di nuovo fame. A volte, infatti, la fame può essere una sorta di reazione emotiva. La risposta fisica a un senso di noia stress o semplice golosità per colmare vuoti e mancanze. Impara a conoscere la tua fame fin dall'infanzia. Si comincia durante l'infanzia e anche nella prima infanzia. A conoscere la fame e il senso di sazietà risulta quindi fondamentale il ruolo dei genitori nei primi anni di vita dei bambini per determinarne le future abitudini alimentari e il rapporto che avranno con il cibo e spesso di conseguenza con il proprio corpo per tutta la vita. Infatti Portiamo con noi le reminiscenze delle prime esperienze alimentari, razioni eccessive, paura di non mangiare, abbastanza o al contrario di mangiare troppo, forzature, costrizioni a mangiare a tutta velocità e incapacità di fermarsi. Sono solo alcune tracce delle situazioni, in modo più o meno inconsce, che abbiamo esperito nei primi due o tre anni di vita. Ecco l'atteggiamento che i genitori dovrebbero adottare. Non usare il cibo per confortare o distrarre un bambino. Non scegliere i menù da proporre ai bambini in base alle preferenze dei genitori stessi. È bene coinvolgerli e tenere in considerazione i loro gusti, anche durante l'infanzia. Non insistere perché finiscano il loro piatto a tutti i costi. E, al contrario, non fermarli se non hanno terminato. Non congratularsi con loro per aver mangiato questo o quel piatto. Potrebbero mangiarlo per fare un piacere al genitore e non perché abbiano reale senso di fame. I genitori diventano anche in questo caso il modello da seguire. Per cui è bene che diano un buon esempio. Inoltre, non bisogna dimenticare che il controllo della fame deve essere responsabilità del bambino. Pertanto è fondamentale ascoltare le sue richieste e necessità e non imporsi su di esse. La fame psicologica. Quando mangiamo per stress, ansia o noia, quando una persona è a dieta, tende a spendere molte energie per controllare la fame, ma spesso il risultato è che l'unico desiderio rimane il bisogno di mangiare cibi che si amano e danno soddisfazione fisica e psicologica, per evitare questo tipo di reazione. Se state facendo una dieta o siete particolarmente stressate, provate a rilassarvi andando a fare una passeggiata, uno sport che amate o, se siete in casa, anche semplicemente ballando con in sottofondo la musica che vi piace. Sta a voi scegliere ciò che vi fa stare bene. Insieme allo stress, altre emozioni possono essere vere e proprie nemiche in questi casi, come l'ansia. La tristezza e la noia. Si tratta di stati d'animo che ci spingono a trovare conforto e dolcezza negli alimenti golosi, che spesso sono dannosi per la nostra salute se assunti in quantità eccessive e che non soddisfano il senso di sazietà. L'unico modo per combattere questi attacchi quando si presentano è rilassarsi, uscire e schiarirsi le idee oppure occupare il tempo in occupazioni piacevoli che ci diano stimoli e ci facciano sentire bene con noi stesse. Qualsiasi attività che permette di evadere mentalmente e fisicamente può rappresentare un ottimo antidoto alla fame nervosa o psicologica. Mangiare a orari prestabiliti per controllare la fame, secondo alcuni studi scientifici, Sembrerebbe che mangiare troppo durante i pasti o mangiare fuori dai pasti provocherebbe un rapido aumento di peso. In particolare, gli scienziati hanno esaminato il numero di pasti in un giorno e gli orari in cui sono stati ingeriti e hanno notato che le persone che hanno mangiato fino a sei volte in un giorno, anche a tarda notte, hanno interrotto i loro cicli circadiani e favorito un aumento di peso, con un impatto reale sulla salute generale sulla funzione cerebrale e anche sul microbiota intestinale. Ma come si può smettere di avere fame? Un aspetto fondamentale è mangiare sempre agli stessi orari. Rispettare una pausa di 4 ore tra ogni pasto e idealmente 12 ore tra il pasto serale e la colazione del giorno dopo. Gli esperti consigliano poi di dedicare almeno 30 minuti al pasto. Deve essere consumato con tranquillità possibilmente senza distrazioni che non ci fanno godere appieno dei sapori che ingeriamo, inducendoci a mangiare sempre di più. Prestare attenzione a ciò che si mangia e assaporarlo in toto è infatti un modo efficace per evitare di sentire ancora un finto senso di fame dopo il pasto. Saper ascoltare il proprio corpo per non avere sempre fame. Non seguite una dieta qualsiasi per perdere peso, per controllare la fame Dovreste imparare ad ascoltare il vostro corpo. Con quale ritmo è bene nutrire se stessi? In quali quantità e come riconoscere il cibo di cui si ha più o meno bisogno? Prima di tutto, è consigliabile evitare prodotti che il nostro corpo non può tollerare. Spesso, infatti, alcuni cibi, per quanto ci possano piacere, hanno un effetto negativo sul nostro benessere fisico, procurando anche stanchezza. Ansia e irritabilità. Per conoscere gli alimenti da cui dovremmo stare alla larga, sarebbe bene rivolgersi a un nutrizionista che ci indichi esami specifici da fare e un regime alimentare idoneo, in grado di farci stare bene sia fisicamente sia dal punto di vista psicologico. Newsletter Mendatori Fields al femminile: Data controller, collect this data in order to send you personalized commercial communications. Subject to your choices to find out more about the management of your personal data and to exercise your rights. You can consult our personal data protection policy, go consigli, news, curiosità e tanto altro.